non è che il posto di polizia risolve il problema. Il dottore Rispoli è stato aggredito in reparto, quindi non ci può essere un posto di polizia in ogni reparto. Può sicuramente rappresentare un deterrente la presenza del posto di polizia al pronto soccorso, ma non, ribadisco, non è la soluzione. Altra cosa è la presenza delle guardie giurate, come ci sono in tutte le strutture sanitarie, nella maggior parte delle strutture pubbliche, dove però le guardie giurate devono fare le guardie giurate. Noi spesso troviamo le guardie giurate al pronto soccorso che si sacrificano e fanno i OS, quindi fanno i portantini, vanno nei reparti a prendere medicine, si sostituiscono alla carenza di personale sanitario, purtroppo lo fanno loro e non fanno quello che devono fare. Tutto ciò non è accettabile. Quindi serve da parte oggi dell'ASP un'attenzione diversa nei confronti dell'ospedale e soprattutto bisogna dare risposte e soluzioni. Sulle guardie giurate, fino a qualche giorno fa funzionava il sistema di controllo all'ingresso dell'ospedale, appunto nel viale Pandolfo e Pandolfo Marino, che oggi non c'è più, perché la guardia giurata per mancanza di risorse nell'ingresso dell'ospedale non c'è più, è rimasto forse una sola guardia a pronto soccorso. È accettabile tutto ciò? A mio avviso no. Fermo restando che dobbiamo assolutamente condannare questi gesti e far capire ai cittadini che non si reagisce assolutamente con la violenza e che la violenza non porta assolutamente nulla. I comitati di gestione della sanità delle varie ASP deve essere affidata a dei medici, ai tecnici del settore sanitario, con la supervisione della Corte dei Conti, del giudice, di un giudice della Corte dei Conti. In Calabria il debito così grosso che abbiamo è stato creato dalle clientele, dalla politica, e nessun commissario, con tutto il rispetto per chi oggi è venuto, è stato mandato allo Stato a gestire la sanità calabrese, può mettere mano e risolvere il problema. È un problema finanziario, amministrativo, che solo la Corte dei Conti può andare a capire in quali rivoli, in quali angoli sono avvenute le speculazioni e le illecità. Quindi dobbiamo fare un salto di qualità anche politicamente. Sindaco, io apprezzo molto quello che lei sta facendo per l'ospedale di Locri, perché lo seguo sulla stampa ed è lei in prima linea, forse uno dei pochi del territorio che si batte continuamente sulle problematiche di questo ospedale, ma è pur vero che anche noi dobbiamo dire basta con la politica della sanità. La sanità è una cosa delicata, una cosa seria, non è un affare. La politica fa clientele e affari con la sanità, ha fatto questo. Se la Calabria si trova in questo stato, se c'è l'immigrazione sanitaria, è frutto della mala politica che ha visto nella sanità gli appalti, che ha visto nella sanità l'inserimento di amici, parenti, amanti e fidanzate. Io ho letto ieri, credo che anche oggi sui giornali, quello che sta avvenendo all'ospedale di Catanzaro. Stanno preparando un concorso dove ci sono i soliti noti. Ma è possibile tutto questo, nonostante c'è un commissario che è un ex questore della Repubblica? Basta, signori.